lago. Nanna vide il maggiore dei suoi figli, che seduto per terra piangeva a calde lacrime. Gli domandò il perché. Oh, padre, oggi, sul fare del giorno, ho preso di nascosto la mamma, una di quelle tre mele che le hai portato. L'avevo con me quando sono andato al mercato con i miei fratelli. Quando di colpo mi si è avvicinato un enorme schiavo nero che me l'ha strappata dalle mani. Io gli sono corso dietro gridandogli: ridammela! Perché mio padre ha viaggiato un mese intero per trovarla e portarla alla mia mamma ammalata. Ma lui non ha dato ascolto alle mie parole ed è fuggito con la mela. Ora temo che la mamma possa sgridarmi per le cattivazioni che ho compiuto. Se tu sapessi che quel grande singhiozzo che stringe il petto, che quella lacrima che asciughi baciandola, vengono da te, sono te, dolore di te, mutato in lacrime mie, singhiozzi miei, allora non chiederesti più al passato, alle lettere, che cosa ho, perché so, agli uomini, aveva saputo dare il peso giusto, ma non alla moglie, l'amata moglie, che gli era sempre stata fedele e che lo aveva servito nel migliore dei modi. Da quel dì canta col suo liuto la sua sciagura, ricorda il suo peggio per tenerlo vivo. Oh,